Gentili amici, oggi è domenica, una domenica calda di estate del mese di luglio, è la 14ª domenica del tempo ordinario. Benvenuti al commento del Santo Vangelo che oggi troviamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo. È un brano del Vangelo che a me, vi dico sinceramente, è molto caro, mi ha sempre colpito sin da quando ero ragazzo. E cosa fa Gesù? Gesù dice due cose importanti sulla fede. Innanzitutto che la fede è delle persone semplici e umili. E la seconda cosa è che Gesù invita tutti alla fede. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi darò ristoro. Ma cominciamo a leggere la prima parte. È una preghiera di lode che il Signore rivolge al Padre. Gesù dice: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Perché hai nascosto queste cose, cioè i misteri del regno di Dio, ai sapienti, i filosofi, e ai dotti, gli scienziati, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza, così ti è piaciuto. Questa è una cosa importante, ci fa capire che cosa? Che la fede non è qualcosa di strettamente intellettuale. Ma la fede è qualcosa che parte non da se stessi, ma da Dio stesso, dalla rivelazione di Dio. Ecco, quindi dall'umiltà. Solo chi con umiltà si mette alla ricerca del senso della vita può trovare, ecco, la risposta della fede al problema del mistero della vita, del senso della vita, che è un problema decisivo. Decisivo. Allora, questa preghiera di Gesù mi ha sempre colpito. Ecco, noi dobbiamo appartenere a coloro che sono umili, che sono piccoli e perciò possono aprire il cuore alla rivelazione di Dio. Gesù continua: Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E qui siamo dentro il mistero di Gesù. Il mistero di Gesù, vero uomo e vero Dio, il mistero di Gesù, figlio di Dio, un mistero grandissimo, il mistero dell'incarnazione di Dio, un mistero immenso, che le nostre capacità intellettuali difficilmente possono capire. E allora Gesù stesso ce lo dice: nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, quindi il mistero di Dio e il mistero di Gesù sono uniti fra di loro. E se non il Figlio è colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quindi Gesù è decisivo per la nostra fede. E per questo Gesù ci dice: Venite a me. Ecco, ci chiama alla fede. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. E chi di noi può dire di non essere stanco e oppresso dai problemi della vita? E io vi darò ristoro. Cioè Gesù ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno. Prendete il mio giogo sopra di voi. Essere cristiani non è facile, ma fa felici. Prendete il mio giogo, il mio peso su di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Gesù ci dà una definizione del suo carattere, di se stesso, della sua personalità. Sono mite e umile di cuore. Ognuno di noi, come seguace di Gesù, come discepolo di Gesù, dovrebbe imitare Gesù in questa mitezza, questo senso di non violenza, ecco, e umiltà. Mite e umile di cuore. Abbiamo festeggiato noi in questi giorni la festa dell'Associazione Cuore che vede i suoi 15 anni e abbiamo avuto il piacere di avere con noi il vescovo l'onorefice, il vescovo di Palermo. E il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, che ringraziamo ancora una volta, hanno tagliato insieme con me la torta dei 15 anni dell'associazione. E abbiamo pregato per i malati, per i carcerati, per gli esclusi, per i ragazzi emarginati. Abbiamo pregato per coloro che soffrono, perché possano incontrare nella loro vita persone che hanno un cuore che vede, cioè un cuore mite e un cuore umile, come quello che del cuore di Gesù. Grazie per avermi ascoltato e buona domenica a tutti e a tutte.